A partire da oggi e sino a domenica 3 gennaio è prorogato il biglietto unico di trasporto pubblico su tutta la rete urbana e suburbana a 1,50 euro, valido per tutto il giorno a Torino e nei comuni che fanno parte del tavolo sulla qualità dell'aria, tra i quali Beinasco, Borgaro, Chieri, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pino, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria Reale. Il biglietto unico sarà valido anche nelle reti urbane di Carmagnola, Ivrea e Pinerolo. E questo è il principale provvedimento concordato dai componenti del tavolo della qualità dell'aria, convocato a Palazzo Cisterna dal sindaco metropolitano Piero Fassino, che nella giornata di mercoledì 30 gennaio parteciperà alla riunione nazionale voluta dal ministro dell'Ambiente Galletti per far fronte all'emergenza smog che sta colpendo tutta Italia. Abbiamo convenuto col ministro Galletti un incontro dell'ANCI e delle regioni con il governo per esaminare provvedimenti più strutturali. Intanto per chiedere al governo di sostenere anche i provvedimenti di emergenza. È evidente, per esempio, che adottare un titolo di viaggio a costo molto più basso significa un onere per le società di trasporto che in qualche modo deve essere risarcito, e quindi chiederemo contributi finanziari al governo in questa direzione. E poi chiederemo provvedimenti strutturali. Cosa vuol dire? Una prima cosa che chiederemo è che ci sia un unico criterio di valutazione di che cosa sta accadendo dal punto di vista atmosferico, perché in realtà si stanno adottando in ogni città criteri di valutazione diversi, e senza un criterio omogeneo diventa anche difficile capire cosa succede davvero e quali misure migliori prendere. Poi chiederemo ovviamente da parte del governo l'adozione di misure strutturali per favorire interventi che siano in grado di incidere non nel giro di poche ore, ma di più lungo periodo sui fenomeni che stiamo governando, in particolare un sostegno al rinnovo dei parchi, del parco dei mezzi pubblici delle società di trasporto, un incentivo all'uso dei sistemi ferroviari metropolitani e delle metropolitane, un sostegno finanziario all'adozione di misure di mobilità sostenibile, quali il car sharing, il bike sharing, i mezzi elettrici. Misure di incentivazione di sostegno all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, misure di incentivazione all'uso del teleriscaldamento. E domani sarà un momento importante di confronto, anche perché questa situazione di smog ai massimi livelli si presenta non soltanto nella pianura padana, come era notoriamente, come capitava nel passato, ma anche in città come Roma, in città come altre città d'Italia che normalmente. E quindi è una questione che va vista a livello nazionale. Anche qui il tema fondamentale sarà quello del trasporto, dell'incentivare il trasporto pubblico il più possibile ecologico e disincentivare, almeno nel centro urbano, il trasporto privato. Un altro aspetto determinante che ho visto anche in questi giorni è stato sottolineato da molti è l'integrazione tariffaria. Noi abbiamo in Piemonte un sistema che si chiama BIP, che è un ottimo sistema per fare in modo che i nostri concittadini possano utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, dal treno ai bus, ai tram metropolitana, bike sharing e car sharing, in un modo anche attrattivo dal punto di vista economico.